Però chiaramente, vista l'esperienza, si cerca di portare avanti un discorso di prevenzione che, secondo me, se per il nostro gruppo, è comunque la forma migliore per vedere insomma, di non trovarsi sempre in difficoltà e in stati di emergenza. Chiaramente dove si può e come si può, cerchiamo di agire. Abbiamo avuto nei giorni successivi al terremoto un incontro presso questa sede con l'Ordine degli Ingegneri di Verona e ci è parso giusto tenere in quella sede anche un discorso per quanto riguarda eventualmente un loro intervento in zona presso il nostro comune, un intervento con ingegneri chiaramente preposti a questo tipo di lavoro, quindi parliamo di ingegneri che guardano la struttura, che hanno usano degli apparecchi nuovi per controllare le strutture, e abbiamo chiesto se hanno scritto trovato in cartellina la dottoressa Anna Luca per fare
fare questo tipo di, diciamo così, di organizzazione o di consulenza, mentre la persona più idonea, come abbiamo discusso, sarebbe la Cristina Cappellaro, perché è più rivolta all'edilizia privata. Quindi questo è un errore di interpretazione che pregherei di correggere, e correggeremo anche poi nella deliberazione finale. Ecco, se ci sono delle domande, ci prego, fatto. Forse sì, capivo benissimo, anche perché ci stavamo un attimo confrontando tutti e tre, leggendola così sembrava che fosse il comune che doveva corrispondere a questi ingegneri eventualmente che c'entrano più in ieri è stato ripetuto per l'ennesima volta, diciamo così, mancava il nome che è stato messo due volte. E comunque i 200 euro, abbiamo chiarito anche con ordine, praticamente l'ingegnere qua fattura direttamente al privato. Quindi noi non andiamo a pagare o sostituirci al privato, noi facciamo solamente una lista di persone che gradiscono questo tipo di visita, dopodiché ci sarà un rapporto tra l'ente, diciamo così, tra l'ordine ingegneri e il privato stesso. Un'altra cosa, se ci fate molto favorevole, perché comunque la cosa, sperando di non avere mai bisogno, però assolutamente da considerare, da portare avanti. Si sa se poi il prezzo comune qua nel circondario comunque ha aderito, dico questo perché al di là che il prezzo sia calmierato effettivamente è basso rispetto a quello che si sente sul mercato, ma la possibilità magari se ci fosse la visione di qualche altro comune qua attorno di provare magari a consorziarsi per vedere se si potrebbe riuscire a limare ancora di più la somma richiesta. Sì, in origine abbiamo chiesto in effetti che essendo il territorio nostro, quello di Galto, Longara e Soga, se almeno questi paesi volevano partecipare a questo tipo di... E comunque la risposta al momento dell'ordine ingegneri è sì, anche se loro partecipano, questa è comunque la cifra. Chiaramente se poi le adesioni fossero parte, che questi magari sono qua tutti i giorni e gli altri magari possiamo ritornare a concordare cifre diverse. Questa è una base comunque, ripeto, è un qualcosa all'inizio, però poi magari successivamente bisogna trovare meglio. E un'ultima domanda sola, nella parte l'articolo 6, dove ci sono praticamente virgolette dell'ordine degli ingegneri, il primo praticamente capoverso declina ogni responsabilità all'ordine, quindi circa la prestazione professionale svolta dai propri iscritti e gesti del sopralluogo. Qua ha fatto riferimento a qualcosa nello specifico di cosa si potrebbe trattare, casi nei quali effettivamente la prestazione professionale svolta, ma forse rispondo io se vuoi, perché è un problema di deontologia professionale. Cioè l'ordine degli ingegneri, come l'ordine degli architetti peraltro, non può garantire la corretta esecuzione della prassi professionale da parte del professionista. È il professionista che facendo la firma garantisce per la propria prestazione, non so se penso sia così anche per altri ordini professionali, l'ordine in questi casi ha il diritto dovere di intervenire dove venissero riscontrate difformità da parte della deontologia e della prassi corrente delle norme di legge nell'intervenire nei confronti di, ma non garantisce la correttezza della disposizione. In questo senso non può assumersi la responsabilità. Moreschi, mi sembra. Sì, sì, no, per solo dire che lo dico a Flavio, praticamente. Cioè, messa come messa sembra che sia siamo noi che paghiamo. No, è vero. Cioè, messa come messa adesso qua. Io ho letto anche in fretta, forse. No, no, hai letto correttamente. Però sembra che il comune paghi una prestazione per tu dici adesso per dei privati. È così, infatti ho sottolineato il fatto che comunque sarà l'ordine degli ingegneri a rilasciare, perché ieri ne abbiamo discusso anche con il segretario. Si può. Però mi hanno detto, siccome è comunque una bozza, siccome è comunque correggibile e siccome comunque se c'erano altre osservazioni saremmo andati a... Sono questi ingegneri che vengono a... Si può sapere chi? No, l'ordine ingegneri, ha tutti gli ingegneri chiaramente, però. Allora, gli specifici, quelli che seguono questa materia. Sì. C'è anche più di qualcuno che ha fatto delle ricerche di psicologia, quindi è anche preparato. No, pensavo che ce ne fosse, cioè che qua dici di una coppia, no? Pensavo ci fossero sempre. Di solito avevano il mio. Pensavo ci fossero sempre quelli. Non sono escluso che ci siano sempre quelli, però l'ordine degli ingegneri si riserva il fatto di decidere chi mandare, perché non è che magari può essere questo, qualcuno locale.
aiuto ai cittadini sostanzialmente. Sì, perché abbiamo avuto dei casi, anche adesso presso l'ufficio tecnico, di condomini che avevano qualche perplessità, ma i condomini magari ci sono più proprietari, una cosa e l'altra, allora l'amministratore è venuto e ha detto io cosa devo fare, cioè il condominio è agibile o meno, come faccio io a dire che il condomini sta lì? Ecco, anche in quel caso abbiamo detto sì, giustamente ci vorrebbe qualcuno che certifica il fatto che, perché se noi usciamo come comune, chiaramente noi usciamo e poi se c'è qualcosa che non quadra, chiaramente il condominio lo rendi inagibile nel caso che, okay? Quindi andiamo mirati su questo punto di vista, non è che andiamo a controllare tutti gli edifici. Mentre la richiesta anche l'amministratore può far controllare il suo condominio e questi ingegneri che risolvere magari le intenzioni o quello che non c'è verso la condizione dell'edificio. Ma insomma, se si può farla correggere, bisogna. Più comprensibile, insomma, qua bisogna che sia fattibile, infatti abbiamo atteso questa sera proprio per fare quella correzione, che è comunque il privato che paga, se no noi avremmo dovuto fare la tramite, sarebbe stata una cosa abbastanza in rigore, insomma. Prego, viene. No, sono sorpreso invece anch'io, perché ero convinto che questa convenzione, protocollo di intesa fosse finalizzato alla verifica strutturale di immobili pubblici, si vede qua. Infatti subito. No, cioè, non è che lo penso, c'è scritto, segretario, vorrei che si sbaglia. Anche gli immobili pubblici comunque possiamo usare. No, leggo testualmente. Premesso che gli eventi sismici, che alcuni fabbricati che si trovano fuori del cratere, nel territorio comunale di Nogara, giusto? Presentino dissesti e suddetto ente ne ha compilato una lista che serviva in base al protocollo. Allora ho allegato tutti gli edifici di Nogara, casa e porta, se no è ovvio che si deduce che sono gli edifici pubblici che sono soggetti a. Scusate, io chiedo se mai di correggere, sì, significato. Sì, sì, però è pressapochismo questo. No, no, quella lì è stata fatta per finisco. La cosa è ancora più provata nella misura in cui dice articolo 2, l'ente comune di Nogara si impegna, l'ente comune di Nogara si impegna a corrispondere alla propria idea di 200 euro più IVA. È il comune che si impegna a, non il privato che. No, scusa, no, ma è giusto quello così che stai dicendo, però è anche giusto che ti risponda finché. Sì, no, finisco dopo lo diciamo, perché così questa non è la nostra posta, l'ho è la posta dell'ingegnere. Ma allora, modificata, io non dico che è un problema, allora se me la portate in consiglio così, prima dovevate rivederla un attimo, secondo, se questa, qui il segretario non può non darvi ragione, tra poi si prevede anche un impegno di spesa potenziale di 200 euro di spesa, che non c'è scritto che si va a rivalere sul privato. È corretto? No. È certo che è corretto, benissimo. Allora, così com'è, Flavio, io non è che, cioè, guarda, dico la verità, ero partito, e non te lo dico perché mi devi credere, per votare favorevole su questa qua, ma nella convinzione che fosse. No, ma è nel senso che io sono favorevole al protocollo d'intesa, ma finalizzato l'attività di sopralluogo e intervento sull'esclusione edifici e strutture pubbliche, perché questo è importante in questa puoi maniera. Utilizzarlo anche per gli edifici e strutture pubbliche. Ma si dice che c'è un elenco allegato e che il comune si fa carico di 200 euro. Non c'è neanche la copertura per fare una prova. Allora, mi perdonate, o lo notifichiamo, seduta sante, se lo impegniamo, per essere precisi. Sì, però siete pressapochisti, cioè bisogna precisare le cose, perché dopo vengono fuori problemi. No, l'avvocato, no, aveva capito Faico che non è avvocato, l'ha capito io, ero convinto che. E l'abbiamo capito anche noi, ero solo ieri, abbiamo discusso col segretario e abbiamo preferito portarla e farla studiare così come era per apportare eventualmente anche altre modifiche. Allora, appunto, ora modificate, cioè bisogna dire possiamo, se mai, sì. Ma non è una questione di ritiro politico, sì. Volevo specificare. Possiamo modificare. Meramente te, ora modifichiamo seduta stante. Non c'è dubbio. E se no, la riaggiornate specificando che si tratta di intervento e poi che il comune lo vedrà, eccetera, eccetera. No, è Flavio, per carità, se no io dico che. Tutto si può fare. Tutto. Non c'è. Però se ci sono, se c'è un punto o due in cui non sei d'accordo e tutti siamo d'accordo, lo modifichiamo. No, c'è scritto che c'è l'elenco allegato, hai capito dove dire, per quello che si deduce anche che erano gli edifici pubblici, tutto lì, se no dovresti mettere il censimento dei fabbricanti nogaresi. Chiudo, volevo dire che se mi fate finire posso
ce ne ho facoltà. Io volevo dire che comunque mi va bene l'approvazione di un protocollo con l'ordine di ingegneri o chi per essi per questa cosa qua, però siccome è rivolto ai privati che colgo questa sera, io sinceramente ritengo che la carità è un servizio che si può fare ai privati. Ma primo, a questo punto l'accordo deve essere diretto in carico al privato che si rivolgerà al comune per fare le cose. Ma io quello che mi preoccupo di più, sindaco, è la verifica dei fabbricati comunali. Quando c'è stato il sisma il 20 e 29 maggio, avendo anch'io figli a scuola elementare, ci siamo visti tutti in quelle zone, il problema, tu lo sai bene perché poi i rappresentanti dei genitori sono venuti qua a sincerarsi, tu hai incaricato l'ingegner Google, a Concipioni, sono andate a fare, no, giusto, è quello che probabilmente avrei fatto anch'io, la prima battuta è, ovvero avrei chiamato i vigili del fuoco e avrei detto, signori, ditemi voi a chi devo come sindaco rivolgermi per fare il lavoro. Io mi premuro appunto che il comune sia cautelato sulle strutture pubbliche in questa situazione, quindi che questa convenzione, prima che andare ai privati, non perché non la meritino, ma che venga in favore delle strutture pubbliche, è chiaro quello che voglio dire, perché non si può, le strutture scolastiche, alcune sono più recenti, altre sono giuste, la scuola elementare, questo non è un problema mio, o le rifacciamo nuove con criteri nuovi, se no cercheremo di tenerle monitorate in tutto il pantello. Ma visto che ci vanno i nostri ragazzi, i nostri figli, ritengo che lì effettivamente ci sia da dare risposte tempestive ai genitori, perché tutti siamo stati investiti della questione, io compreso, genitori che dicevano ma se poi l'amministrazione comunale prima di prendersi il rischio di far entrare i ragazzini dentro ha fatto le sue valutazioni, è corretto quello che ho detto, giusto? Allora dico, bene, questa convenzione può andare benissimo per quanto riguarda poi. Se poi stasera mi si dice è per i privati, beh, io dico mi va bene che il comune faccia un accordo in programma, specifichiamo che è a carico dei privati, perché comunque ci sono altri organi che sono preposti a fare questo tipo anche di valutazione, i vigili del fuoco stesso sono diramazioni competenti. E per questo dico, precisiamo che non ci sono oneri che vengono sostenuti al comune ma che vengano ripartiti e soprattutto a questo punto togliamo la dicitura che facciamo l'elenco, perché allora o lo ripiniamo, sospendiamo, non ha senso sospendere. Cioè io vorrei ribadire l'inter che c'è stato anche per il terremoto, ripeto che in questa sede quello che è stato risposto sia ai genitori che agli insegnanti in sede di terremoto. Mi sembrava dire il vero che dice sindaco avesse ripercorso l'inter, cioè nel senso che questo comune, tra le cose che funzionano ce ne sono, fa monitoraggio costante delle crepe, tanto per capirsi, no? Delle crepe, che sarà un metodo empirico se volete, ma le crepe sono un segnale che qualcosa non funziona. Allora io non vado adesso poi a intervenire perché le crepe dritte, storte, quelle che va per gli esitamenti laterali, credo non sia un problema nostro di andare poi a capire queste stesse. Però l'ufficio tecnico ha un suo dossier che non è dato dalla nostra amministrazione, che è una consuetudine. Per cui ogni tanto fa questa verifica, fotografa e verifica. La cosa che è stata fatta nel periodo del terremoto è stato fatto nient'altro che prendere la documentazione che c'è stata e fare un'ulteriore verifica se c'era dei telefoni noi. Sostanzialmente, a parte qualche piccolissimo cavillo, non c'erano stati evidenziati grandi problemi e quindi non è sempre a livello di buona volontà. L'ufficio tecnico ha certificato che a suo parere non esistevano aggravi particolari della situazione. Tranne un caso, che è quello dell'asilo nido, che per eccesso di prudenza, io sono andato anche a vedere questo povero che era stato poi segnalato come un credito evidente supportato, non ho voluto fare il professionista perché in questo caso non era il mio compito, però sono un greco che era evidenziato che aveva evidenti tracce di muschio e di umidità, era probabile che non avesse una giornata di vita. Però, siccome poi la prudenza non è mai troppa, abbiamo fatto fare un'ulteriore verifica da parte di un professionista esterno e questo anche lui, per un eccesso di prudenza, ha consigliato di fare un cavallotto in legno, è stato fatto, va bene, ripeto, probabilmente è un eccesso di prudenza, ma quando si tratta di cittadini, di bambini o di altre cose, è stato messo in funzione e quindi siamo tutti contenti da questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista sono stati fatti i monitoraggi professionisti.
La delibera in questione, che è frutto poi di un convegno che è venuto l'ordine degli ingegneri qua, di una richiesta di proposta, in effetti ha così che bisogno di alcune interpretazioni. Ma mi sembrava che anche il Consiglio Comunale l'avesse esplicitato, perché è vero che nella proposta di votazione poi avrei comunque io ribadito che l'iniziativa è rivolta e ai privati, ove avessimo voglia anche a noi, però dalla premessa che ho fatto io mi sembra che in questo momento non abbiamo grande necessità di fare ulteriori verifiche, però abbiamo la disponibilità, la possiamo fare. Quindi la modifica è che è rivolta ai privati. L'elenco di cui si parlava non è che sia preliminare, perché in realtà secondo me, con questo c'entra anche la tempistica, probabilmente questa convenzione avrebbe avuto molto più senso se l'avessimo fatta 2 mesi fa, probabilmente, però fai convegno, parla e via, arrivi poi in una situazione in cui in teoria il comune avrebbe già dovuto dare un elenco di criticità che non ha dato da questo punto di vista. Quindi io credo che vada stralciato questo punto in cui si dice che viene fornito l'elenco, possiamo dire che l'amministrazione si farà carico di raccogliere le istanze dei cittadini e le girerà all'ordine degli ingegneri. Questo credo sia la modifica che viene fatta. Chiariamo che non abbiamo impegni finanziari, chiariamo che la somma di 200 euro sia essa stanziata dal privato e quindi che fatturerà direttamente. È chiaro che se poi lo farà l'ente pubblico dovrà fare una molta delibera di impegno e quindi non determina altro. In questo momento nessuna spesa è prevista a carico dell'ente. Quindi è solo una procedura che viene fatta per mettere a disposizione delle verifiche di collaudo. Esiste un secondo elemento che qui non verifichiamo questa sera. Con la questione dell'IMU sta venendo fuori un fenomeno, per carità non di massima, che ha una sua consistenza, di cittadini che dichiarano la non agibilità di immobili, soprattutto rurali o in altre situazioni. Questo viene fatto per eccesso di scrupoli e di prudenza, ma probabilmente anche perché, essendo una dichiarazione di non agibilità o di dissesti statici, in questa maniera viene pagato qualcosa meno di dichiarazione. Ferma la seconda? No. Allora, da questo punto di vista, noi non siamo oggi in grado di fare verifiche statiche per il personale del comune, probabilmente per un servizio che potremmo anche mettere a disposizione di questi cittadini perché certifichino loro che esiste indubbiamente un problema di staticità, però questa è una cosa in più, basta, non so, mi sembra se queste integrazioni sono sufficienti. Il problema è questo, signor Collegio, al di là di tutto. Noi dobbiamo trovare un protocollo di intesa che è stato elaborato dal soggetto che ce lo sottopone. Noi adesso andiamo a modificarglielo. Ma io non però al contrario, bisogna vedere se loro sono d'accordo di ratificarlo. Non è che lavoriamo sugli atti amministrativi intanto al metro. Succede, si può sbagliare, io non sono uno che detiene la facoltà dell'infallibilità, io. Quindi devo dire, si può fare, forse andava riguardata un po' meglio prima. Allora dico, sindaco, siccome deve essere riconcertata anche con l'ordine degli ingegneri, precisando, questa credo che sia segretario una cosa fondata quella che sto dicendo, cioè devo dire, noi non possiamo unilateralmente questa sera modificare un protocollo d'intesa che ci viene fatto da un terzo dicendo che no, guarda, non è più così, ma è modificato. Secondo me è corretto rivederlo con l'ordine degli ingegneri, correggerlo in ragione di quello che ci siamo detto questa sera, lo portiamo al prossimo consiglio comunale, io posso già fare la dedicazione stasera favorevole, come credo chiunque qua, perché questo è tolto. Non è per fare il sindaco una polemica politica, è una questione veramente anche tecnica che ha la sua fondatezza. Questa per come la vedo io. Cioè, la tua tesi è che ogni volta che noi modifichiamo una delibera la dobbiamo ritirare. No! Non è così, sindaco, io ti dico, se io e te facciamo un contratto, io banalizzo, io e te facciamo un contratto, poi tu dici. Non è un contratto, non è più. No, ho capito, ti propongo un contratto. Tu mi dici, alcune clausole che mi hai proposto non mi vanno bene, io te lo approvo, non dico che te l'ho proposto io, e tu però dopo ti va bene. Allora io dico, siccome è una concertazione, ecco, tutto lì basta, adesso mi metto in forma su cui credo di non dire assolutamente nulla di sbagliato. Faccio un ulteriore passaggio, sindaco.
Sono d'accordo su quello che hai detto e non ho nessun motivo di temore di dire che appunto quando si verificano eventi sismici eccetera bisogna cercare di agire con la massima urgenza, prudenza, chiamare le forze che sono più prossime soprattutto per dare risposte ai cittadini negli spazi pubblici, scuole, asili in primo modo, va bene perché lì c'è il nostro futuro, ci sono i nostri figli, appunto, casa di un po', la nostra finanziaria non c'è importante, quindi anche quello. Io dico solo una cosa, a margine, ma è così e non vuole avere cose. E hanno fatto l'indicazione delle aree di cratere, giusto con una consiglio di ministri, le aree conosciute, l'area di cratere è stata portata a Stiglia come comune di riferimento e Picarolo, dove Picarolo tutto sommato non ha avuto grossi danni perché il campanile storto ce l'hanno qua più di 200 anni, giusto? Intendo dire, però questi comuni non si può, chiedo, e non si poteva e non si può vedere, visto che comunque anche locale dal punto di vista tellurico è stata scossa, comunque ci sono state dei parziali crolli. Io ho venuto giù un pezzo della chiesa, mi sembra che quest'oggi sul giornale si scriva che dovranno ristrutturare. Sì, la propongo, è una specie di proposta che prendo al volo, di intervenire presso il ministero competente e dire signori abbiamo fatto delle verifiche sulla valle di Coso e anche il nostro comune potrebbe rientrare. Tutto lì, questo nella previsione, soldi non ce li darà il governo, questa è la verità, però se si dovesse avere agevolazioni sotto il profilo di iter amministrativi, burocratici e quant'altro, si sa che non è la logica all'italiana di cercare di tirare il maremoto, il terremoto dove metti il mare non arriva, però se si può fare, è una cosa che propongo positivamente. Sì, sì. Ecco, ma io credo discorso. Che oggi io non sono un esperto di terremoti, né di tettonica o di altre cose, però sembra abbastanza accurato che noi viviamo sulla faglia superiore della Padania, mentre poi la faglia inferiore è solo nel 1990. Sì, ma difatti poi questo è successo. Quindi io il ragionamento che stai facendo tu, a mio parere, è pericoloso, perché il ragionamento che ha seguito anche qualche comune vicino e per essere dalla parte della regione fatto fare verifiche da parte dei vigili del fuoco e di altre cose dichiarando che alcuni propri edifici erano messi molto male e adesso i buteletti va a scuola nel comune vicino pur avendo tentato di recuperare dicendo forse non siamo messi così male perché l'obiettivo era quello di avere fondi della regione, però dal momento vista che i fondi della regione grazie a 100.000 euro che hanno dichiarato che erano 100.000 adesso vuoi capirmi la catastrofe che è stato sempre. Sì, però da questo punto di vista le dobbiamo vedere al contrario, le verifiche sono dritto. Allora noi non dobbiamo fare in maniera di dichiarare le robe perché così vedremo se capiamo subito che è la regione perché c'è perché tutti e mia che potevo via piani. Allora io ripeto ancora un'altra cosa, le verifiche sono state fatte, da questo punto di vista oggi siamo in una situazione di relativa tranquillità, speriamo non succeda altro, attacca ancora che io mi parla anche non c'è subito. Siccome penso che anche dalle parole di Flavio il fatto di modificarla in corso era un'ipotesi da portare questa sera, quanto capito è andato in consiglio comunale così come per avere tutte le eventuali modifiche del caso, però effettivamente alla luce di quello che è nato un confronto, se adesso l'apporto che riusciamo a dare questa sera, tutto sbagliato che sia, comunque è questo, nel momento che deve essere condiviso da chi effettivamente questi controlli dovrà farli. Se c'è comunque già da parte nostra, perché penso di parlare anche a nome di Moresco, di ieri l'ha già detto, il voto favorevole nel riportarlo al prossimo Consiglio Comunale con già la nostra approvazione in merito, si riesce a farlo perché viceversa la dichiarazione di voto mia favorevole di prima era vincolata al fatto che nero su bianco queste modifiche si fossero. Sì, infatti, anch'io. Allora, guarda, ma non vorrei cambiare. No, se non posso rispondere. No, la questione sono sempre semplice. Non si preoccupare, allora il discorso è questo. No, mi preoccupo perché se ti dovessi parlare forse non ti preoccupi. Mi preoccupo, sì. Allora, il discorso è questo. Anche ieri abbiamo avuto un'ulteriore verifica su questo tema. Praticamente l'ordine degli ingegneri ha fatto lui, diciamo così, questo prologo. Gli uffici stanno perché anche lui si è trovato nella condizione di non avere la bacchetta magica e tutto già pronto, ha avuto la richiesta e ha fatto con le loro, diciamo così, potenzialità quel tipo di scritto. I nostri uffici l'hanno elaborato per fare la delibera che è questa. Ci siamo accorti anche noi che c'erano delle cose, tipo quella del comune o un elenco, che potevano essere modificate.
siamo trovati con il segretario e abbiamo detto cosa facciamo su quel punto.